In questo tutorial andremo a spiegare tutti i comandi CAD molto utili per generare linee di costruzione. In basso a destra troveremo il bottone per attivare i comandi CAD. Dopo averlo cliccato appariranno comandi di inserimento quali linea, rettangolo, cerchio, eccetera. Una barra proprietà con colore, tipo, spessore e riempimento poligoni. Ed infine comandi quali tagliare, copiare, modificare posizione dei componenti, eccetera. In un progetto vuoto iniziamo ad inserire una linea cliccando il comando. In basso a sinistra vediamo diverse istanze di inserimento definibili tramite tastiera o mouse. La prima richiede un punto di inizio ed un punto di fine. La seconda richiede un punto di inizio, un angolo e una lunghezza, e così via tutte le altre inserendo i dati richiesti nella barra in basso. Facciamo ora un esempio disegnando una pianta di una casa. Partiamo da un rettangolo. In basso a sinistra vediamo sempre diverse stanze di inserimento. Scegliamo la seconda che ci richiede un punto di inserimento, una lunghezza in X, mettiamo 4000 mm, un'altezza in Y, altri 3000 mm. Usciamo dal comando premendo ESC, zoomiamo per avere una visione generale del nostro rettangolo di partenza. A questo punto iniziamo a creare le pareti interne. Selezioniamo il comando linea, utilizziamo l'istanza di inserimento che ci richiede un punto di inizio e di fine. In basso a destra troviamo questo comando che ci dà la possibilità di inserire una distanza di offset dalla linea selezionata. Mettiamo 200 mm, selezioniamo il punto di partenza, definiamo il punto di fine. Con la stessa procedura creiamo anche le altre tre pareti. Se volessimo fare un offset verso l'interno del nostro rettangolo basterà modificare la misura da 200 a meno 200. Clicchiamo il punto iniziale, nostra linea, il punto finale, completiamo l'ultima parete. Iniziamo a raccordare gli spigoli cliccando le linee a coppie di due. Sulla colonna di destra selezioniamo il comando tagliare, collegamento angolare. Ci dà tre possibilità: scegliere un collegamento angolare, a smusso o arrotondato con un raggio definito. Scegliamo il collegamento angolare, clicchiamo col destro e abbiamo raccordato a 90 gradi le due linee. Ripetiamo la stessa operazione per le altre linee, cliccando anche col tasto destro e visualizzando sempre il comando tagliare. Ora creiamo il foro di una porta selezionando una linea della parete, clicchiamo col destro selezionando il comando copiare. A questo punto abbiamo sempre le istanze che ci danno la possibilità di inserire con varie modalità. Noi scegliamo uno spostamento parallelo. Dal punto dove si trova la nostra linea possiamo scegliere una distanza, mettiamo ad esempio 2000, e possiamo anche selezionare un secondo punto, 3000. Ed ora procediamo con il taglio delle linee in eccesso. Prima di procedere col comando taglia, assicuratevi di aver cliccato sulla metà della linea che deve essere tagliata. Potete notarlo dalle freccette che indicano il verso in cui stiamo tagliando. Questa volta scegliamo taglia per 1. Ci chiederà uno spigolo che funge da taglio. Dopo averlo cliccato, automaticamente verrà effettuato il taglio. Ora creiamo l'apertura della porta, selezioniamo entrambe le linee, scegliamo questa volta il comando dividere. Scegliamo a lunghezza, possiamo definire una lunghezza dal punto di partenza a un determinato punto noto. In questo caso sceglieremo il punto del bordo della porta e vedremo che saranno state divise le nostre due linee in due segmenti. Come potete vedere, le due linee non sono state divise nello stesso punto, ma bensì con una lunghezza nota. Pertanto, essendo una partita prima dell'altra, ci troveremo i due punti di separazione, uno prima dell'altro. Col comando taglia taglieremo al nostro spigolo parete e sempre col comando taglia elimineremo il tratto in eccesso. Creiamo ora la rappresentazione della porta con il comando cerchio. Clicchiamo il punto centrale, definiamo un raggio con una misura o cliccando il punto finale, ed ora zoomando inquadriamo tutto il nostro disegno. Selezioniamo la linea dello spigolo della porta, clicchiamo col destro, selezioniamo il comando tagliare, allungare, accorciare, allunghiamo a 1000.
Selezioniamo il nostro cerchio, clicchiamo cancellare ed ora creiamo un arco. Cliccando il comando cerchio, scegliamo l'istanza in basso a sinistra che ci richiede un punto centrale, un raggio, un punto iniziale e un punto finale. Il comando tagliare utilizzato tante volte non funziona solo per accorciare gli elementi, ma funziona anche come estensione di un elemento. In questo caso abbiamo selezionato uno spigolo, clicchiamo sempre tagliare uno per, selezioniamo uno spigolo e vedremo che avremo allungato e non accorciato il nostro elemento. Altri comandi che possiamo utilizzare: testo, possiamo inserire partendo da un punto, selezionando una direzione di scrittura, digitando un testo. Come vediamo, possiamo scegliere varie regolazioni con carattere, dimensioni e altre particolarità, o possiamo anche inserire riferimenti relativi al progetto, quale nome del progetto, data attuale del sistema e tanti altri. Possiamo inserire anche delle immagini presenti nel nostro computer, o possiamo anche importare disegni CAD dal menu File, Import, Import DXF. Scegliendo varie impostazioni, con il comando posizione possiamo decidere di spostare il nostro oggetto, oppure con altri comandi il cui utilizzo è simile agli altri possiamo copiare, specchiare ed eseguire altre operazioni. Le operazioni base spiegate per gli elementi CAD saranno le stesse anche per gli elementi più complessi. Dopo aver disegnato una pianta, nei prossimi tutorial vedremo come partire da questa per creare pareti ed inserire elementi.